la musica barocca di Giovanni Bonaventura Viviani, che fu nel XVII secolo maestro di cappella della Cattedrale di San Zeno, è stato dedicato uno degli appuntamenti dell'edizione 2019 dei Vespri d'Organo realizzati dall'Accademia Internazionale d'Organo Giuseppe Gherardeschi. Nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, che ospita l'organo di Guglielmo Hermans, datato 1664, l'esecuzione del concerto è stata affidata al violinista Enrico Parizzi e all'organista Nicola Lamon, impegnati nei capricci armonici da chiesa e da camera composti da Viviani nel 1678. Forse per la prima volta da quando Bonaventura Viviani è morto nel 1692 vengono eseguite sue musiche qui a Pistoia in maniera così monografica. Qualche volta qualche pezzo è stato suonato, ma en passant. Stasera invece è al centro. Bonaventura Viviani è stato maestro di cappella negli ultimi anni della sua vita, fiorentino, è morto qui a Pistoia, e questo gruppo che suona stasera incide un CD sulle sue musiche. Purtroppo doveva esserci anche il trombettista per due sonate, ma ha avuto un inconveniente e ha dovuto rinunciare, quindi sarà solamente organo e violino. Però potremmo gustare la bellezza di queste sonate, che non vengono eseguite di frequente nei normali concerti, anche perché sono piuttosto difficili, e quindi è un'occasione molto particolare da mettere in evidenza il fatto che quest'organo che viene suonato Bonaventura Viviani lo ha sentito, perché è stato costruito nel 1664, che prima che Bonaventura Viviani arrivasse a Pistoia. Quindi è un organo, diciamo, che ci richiama anche fisicamente la sua presenza.